all'insù e occhi spalancati per aspettare lui, Babbo Natale, che domenica 16 dicembre a bordo della sua slitta ha salutato tutti i bambini accorsi in Piazza Cattedrale per assistere alla calata di Babbo Natale, evento nato dalla preziosa collaborazione tra l'Associazione Amici delle Gravine di Castellaneta e il gruppo Kai Gasp, sezione di Gioia del Colle. Ci hanno pensato le note della Zagor Band, la simpatia dei babbi in bicicletta dell'associazione Rudy Bikers e le prelibatezze preparate dalle associazioni del territorio come Orti Condivisi, l'Oratorio Dio e Patria, Masseria Sacramento e Cotton Candy a riscaldare le tante persone che hanno atteso Babbo Natale. Ma c'è stato anche spazio per la solidarietà, grazie alla presenza dell'UNICEF, dell'ANT e della Frapress. Ancora una volta un successo per questo evento che, ricordiamolo, c'è una grandissima organizzazione alle spalle. Certo, è importante ricordarlo soprattutto e ringraziare il gruppo GASP del CAI di Gioia del Colle che con grande sacrificio da ieri, insieme anche a noi che abbiamo dato semplicemente il supporto logistico e anche qualcosa, un po' di collaborazione con le persone, però la maggior parte del lavoro l'hanno fatto loro, sotto l'acqua e al freddo. E noi avevamo la paura che la gente non rispondesse stasera perché portava una temperatura molto gelida, però la piazza parla da sé, insomma, la gente si sta affezionando a questo evento, speriamo con grandi sacrifici di riproporlo ogni anno, perché ci sono tante cose da preparare dietro a un evento che può durare 10 minuti, però ci sono tante, la sicurezza prima di tutto, avete visto che abbiamo la Croce Blu come supporto sanitario, abbiamo l'IRA per il discorso anche di sicurezza della piazza, quindi cerchiamo di stare attenti anche a queste situazioni. Ringrazio tutti, dall'amministrazione che è stata veramente attenta ad aiutarci, a sopportarci per creare questo evento, e a tutti coloro che hanno sentito questo evento importante per Castellaneta. Noi utilizziamo delle tecniche speleologiche, quindi c'è da fare tanto perché non è che c'è la roccia qui in paese, abbiamo delle costruzioni che non sono fatte apposta per fare questo, quindi dobbiamo adattare, dobbiamo un po' diciamo inventare anche. La prossima settimana, il 22, Babbo Natale scenderà ad Alberobello e il 23 domenica a Noci. E poi arriva anche la Befana, no? E soprattutto sfidando il freddo, le intemperie e tutto, siete qui stasera. Stasera c'è il freddo, ieri c'era anche la pioggia, quindi sì, non è questo, noi non siamo solubili in acqua, quindi non c'è problema. Mi dici, ma che cosa hai chiesto a Babbo Natale? L'ambulanza di Bardi. E tu che cosa hai chiesto a Babbo Natale? Bambina. E che cosa vi ha dato? Tante? Caramelle. E vi è piaciuto come è sceso dalla sua slitta? Sì. Sì. Ma lei è troppo piccolina. Cosa vuoi per Natale?